tutti santi, possiamo diventare tutti santi, sani di mente, malati di mente, persone che stanno fisicamente bene, persone che non stanno fisicamente bene, persone che non stanno psicologicamente bene. La santità è per tutti. Vi è una, ecco, una bella riflessione che fa appunto padre Deignul, che è il libro che ci sta accompagnando e che ci accompagnerà anche in questo percorso, anzi io lo consiglio proprio, è un bellissimo libro, è un corso di esercizi spirituali che si può fare ogni giorno, è della Effatà editrice, La via della imperfezione. Bene, padre Agnew scrive, padre, chiedo scusa, André Deignul scrive: non si dovrebbe mai dimenticare che il malato più nevrotico, grazie alla sua povertà e alla sua sofferenza, potrebbe essere più vicino a Dio di un uomo molto equilibrato. Certo, e questo sconvolge la nostra sapienza umana. Come un uomo nevrotico, psicopatico, potrebbe diventare santo? Certo che sconvolge i nostri canoni, ma quell'uomo nel suo mistero potrebbe essere più vicino a Dio di me. Certamente più vicino a Dio di me. Io ricordo sempre ciò che mi ha raccontato un frate cappuccino, mio amico, missionario in Canada, fra Carlo, di quando lui era cappellano in un manicomio di Montreal. E lì c'era un ricoverato che le suore avevano preso da piccolo, malato di mente, e che tutti amavano, che tutti volevano bene. Bene, quando padre Carlo andava in cappella, lo trovava con il libro delle preghiere che sfogliava. Sfogliava questo libro delle preghiere e lo ha visto la prima volta, la seconda volta, la terza volta si è avvicinato e gli ha chiesto, sapendo che lui non sapeva leggere e non sapeva nemmeno comprendere, dice: ma che cosa fai? Cosa leggi? E questo ragazzo gli ha risposto, dice: faccio come fanno le mie maman, cioè faccio come fanno le suore, lui che lui chiamava mamma. Dice: io non capisco, però so che è bello, so che è bello e che lui mi capisce. Vedete la santità di un malato di mente. Noi ci vediamo domani, Fare Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.